Buonasera amici di in3minuti.it live dal Palamoncada di Agrigento, è il momento di Fortitudo Biella, partita che abbiamo tutti un po' aspettato tantissimo nel corso della settimana, dove sono successe una serie di cose. Abbiamo avuto la bellissima notizia di coach Ciani che entra ufficialmente a far parte dello staff della nazionale italiana Under 20 come vice allenatore di Eugenio Dalmasson. È stata purtroppo, e dico purtroppo, una settimana contraddistinta da una bruttissima notizia che ha colpito il mondo della pallacanestro italiana con la prematura scomparsa dell'arbitro internazionale Gianluca Mattioli, che è morto purtroppo in ospedale a Murcia questa settimana, e abbiamo appena saputo che ci sarà un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della partita, e i tre arbitri, la terna arbitrale vestirà una divisa con il lutto. Si parla di campo, inevitabilmente si parla del ritorno al Palamoncada di Albano Chiarastella, che dopo 6 anni in maglia Fortitudo torna nel palazzetto che lo ha reso un giocatore straordinario, un palazzetto che lo ha accolto quando probabilmente ancora aveva tanto da dimostrare, un palazzetto che gli ha permesso di dimostrare tanto, un palazzetto che adesso torna ad essere suo, però in vesti da avversario. Biella è una squadra che rievoca una serie di ricordi non particolarmente buoni qui al Palamoncada, perché abbiamo giocato 2 volte contro i piemontesi, sono arrivate 2 sconfitte, in particolare quella dell'anno scorso, particolarmente bruciante, con il tiro allo scadere di Jazz Ferguson, che ancora riecheggia nella memoria dei tifosi di Agrigento. Cosa dire riguardo questa partita? Ovviamente abbiamo parlato del ritorno di Chiarastella, sarà una partita ad alto tasso di intensità. Alle 12 sono andate in campo Trapani e Legnano, è arrivata una sconfitta per Legnano, che quindi rimane ferma a quota 14, è un ottimo pretesto, un'ottima occasione per la Fortitudo di recuperare in classifica punti, anche se deve stare molto attenta al rientro di Trapani, che con questa vittoria raggiunge proprio la Fortitudo agli stessi punti in classifica con 8 punti, 8 punti equivalgono appunto a 4 vittorie. Non ci sono infortuni dell'ultimo momento, quindi le squadre sono in campo con tutti gli effettivi. Ovviamente ricordiamo l'assenza di Paolo Rotondo, che continua il suo periodo di convalescenza fuori dal campo. Noi ci auguriamo di vederlo il più presto possibile. La diretta di in3minuti continua a fine secondo quarto, perché adesso ci interrompiamo, andiamo a gustarci questi primi 2 quarti, poi diretta nell'intervallo lungo, e infine a fine partita con il contributo anche di Michele Giovanatto, che è qui accanto a noi in telecronaca. Speriamo di vedere una bella partita. Se sarà come è stata Fortitudo Cagliari, sicuramente non ce ne pentiremo. A dopo.